Allora, in questo video vado a snocciolarvi 5 easter egg o comunque diciamo colpi di genio che registi hanno inserito nei loro film che io ho particolarmente adorato perché ho notato e quando li ho notati ho detto caspita, bellissimi. Quindi è comunque una cosa un po' personale, non c'entra niente il fatto della qualità del film in sé o del regista in sé, cioè potrebbe anche essere un easter egg preso da un film di serie B, da un regista che magari ha fatto solo cavolate, però magari in quel momento ha avuto un super lampo di genio che a me è particolarmente piaciuto. Quindi se non vedete inseriti determinate scene o determinati registi ultra famosi, non pensiate che io pensi che quel regista non vale o che quel film non vale, semplicemente perché non li ho citati, anche perché ne metto solo 5, perché sennò poi il video diventa di 20 minuti. E quindi magari poi farò 5 alla volta. Cominciamo con questi 5 partendo da quello che, cioè proprio vado in ordine, dal quinto, cioè da quello che meno mi ha fatto effetto, al primo che è quello che mi ha fatto più effetto. Allora, il primo, non voglio scadere nel banale, nell'ovvio, ma ovviamente Ready Player One come film è strapregno di citazioni, strapregno di easter egg, ma ce n'è una che ho notato che mi ha fatto veramente sbarellare perché è un film che ho visto da piccolo e sono rimasto scioccato da quella scena perché ero piccolo. Oggi vedere una scena del genere in Matrix è normale, per dire, ma all'epoca non so come spiegarvelo, è una cosa ovviamente che è di sensazione. Vedere una cosa del genere mi lascia di stucco, ovvero nel film Collo d'acciaio con Burt Reynolds vidi questo motociclista, cioè lui su questa motocicletta che passò sotto un camion facendo praticamente la piegata, no? E io rimasi scioccato, cioè non... poi all'epoca essendo un bambino non avevo ancora l'idea, bene l'idea, né di effetto speciale né di stunt, quindi per me era lui che aveva fatto quella cosa veramente, no? Che poi all'epoca non c'erano gli effetti speciali digitali, quindi probabilmente lì uno stuntman ha fatto veramente quella cosa e mi lasciò talmente di stucco questa cosa qui che io dissi, caspita, cioè da lì volevo diventare un ipermotociclista, vabbè, ma sapete che con quell'età si vuole diventare un po' tutto, no? Un po' astronauta, un po' motociclisti, un po' paracadutisti, tutto quanto. Quindi vidi quella scena lì e dissi, caspita. E ci rimasi così, no? E in Rogue One si vede la stessa scena, cioè quando si vede lui con la moto, che poi è chiaramente la moto mutuata da Tron, fa lo stesso tipo di derapata, diciamo, sotto il camion, o sotto quello che adesso non mi ricordo, comunque metterò adesso la scena. Io credo sia proprio una citazione al film Collo d'acciaio, perché mi sembra strano che sia una coincidenza così forte. Adesso so che ci sono più di 300 easter egg in Ready Player One, non li so tutti, quindi penso, voglio sperare che questa qui sia una citazione volutamente inserita, se no comunque ce la colgo io come tale e a me è piaciuto, poi cioè, è piaciuta questa cosa qui, no? Però come vi dicevo all'inizio, prima della sigla, è una cosa comunque personale, quindi diciamo che questa io non sono sicuro che sia una citazione voluta, nel caso ve la metto io, cioè cita volutamente o involontariamente Collo d'acciaio. La seconda, che anche qui c'è, o meglio la quarta, che anche qui potrà sembrare scontato perché ormai noi siamo abituati a vedere un film come Alien vs Predator come una cosa normale, come una cosa che doveva farsi per forza, no? Prima o poi. Ebbene, la prima volta che si vede, cioè che si fa il collegamento Alien e Predator, che si linkano i due prodotti, è in Predator 2 e si vede il teschio dell'Alien raccolto a raccolta, diciamo, di trofei del Predator, no? Fino a quel momento nessuno aveva mai pensato a Alien e Predator come due prodotti linkabili tra di loro. E quando io ho visto quella cosa lì, cioè da subito lì è venuta la classica ship che dici no, li voglio vedere insieme, no? Poi sono usciti i film, ma sono usciti molti anni dopo. Alien vs Predator ci ha messo un bel po' prima di uscire, ma tutto è partito da lì, da quell'idea di quel regista, che adesso non mi ricordo neanche chi era, sempre che devo sempre andare su Wikipedia a vedere. In realtà poi io ho una memoria che fa schifo, quindi poi vado su Wikipedia, vengo qui, registro il video e già non mi ricordo più niente. Quindi so che è difficile farvi entrare nella mia testa, perché è una cosa d'epoca. Dell'epoca, cioè nel momento in cui tu sei seduto al cinema e non ti aspetti quella cosa e la vedi, e rimani così, dici, cioè vedi Alien dentro Predator, anche se è solo un teschio, vedi Alien dentro Predator e subito ti fai film mentali, no, voglio vederli insieme, combattere uno contro l'altro, queste cose qui, no? Fino a quel momento nessuno
non solo il pubblico ma anche degli addetti ai lavori aveva pensato ad Alien e Predator come due prodotti linkabili tra di loro, cioè comunque interscambiabili, no? Quindi questa cosa qui, quando l'ho vista, mi ha lasciato proprio così, proprio quando uno dice sbavo, voglio, no? Proprio l'hype che sale l'hype. Alla posizione numero 3 c'è una cosa che riguarda un mio superpotere, ovvero. Quando io sono in un campo di trifogli, guardo terra, cioè guardo terra, guardo dentro il campo di trifogli, io vedo i quadrifogli, citando Predator, io vedo i quadrifogli quasi come Predator vede le sue prede in mezzo alla giungla. Non so perché, credo che sia una cosa del mio cervello che se vede le forme fuori posto le nota subito. Cioè io se vedo una cosa storta, una cosa leggermente strana, lo vedo subito. Poi sono pigro, non la sistemo io, cioè non ho quella mania di dover sistemare per forza le cose, però le vedo, le noto subito, no? Appena c'è qualcosa di storto io lo vedo subito. Quindi in un campo di trifogli, appena vedo un trifoglio diverso che ha più fogli, lo vedo subito, no? Questo si proietta su qualsiasi cosa. E quando io ho visto Indiana Jones, ho notato subito su una parete una cosa che mi sembra a misura, va familiare. Guardate bene voi e vedete che sono C3PO e R2D2, cioè C1P8, chiamateli come volete. Il mio occhio li ha visti subito. Sarà anche che io ho la fissa comunque dell'Egitto, dell'antico Egitto, mi piacciono tutti i geroglifici che ci mettevano sopra, tutte quelle forme, quel fatto che disegnassero un po' strane. E quindi io vado subito a vedere le scritte, le incisioni, cioè il mio occhio cade subito lì, no? E ho notato subito questa cosa qua. Ho detto, ma quelli sembrano no, poi sono. Che poi, sempre anche lì all'epoca, io non capivo, dicevo, come fa ad esserci qualcosa di Star Wars dentro Indiana Jones? Cosa c'entra, no? Perché non stavo lì troppo ad interessarmi del dietro, del fatto che comunque, anche se era di Spielberg, era scritto da Lucas, queste cose qua, io andavo, guardavo i film e basta. E ripeto, è difficile spiegarvi questa cosa, perché un conto è saperla dopo, vedere su internet queste cose qui, sapere che ci sono. Cioè, se io lo vedo oggi, no? Me ne accorgo oggi di quella cosa lì. So che dietro Indiana Jones c'è George Lucas. Non mi fa nessun effetto, ma dovete entrare, mettervi nei panni di una persona per cui quella cosa è una sorpresa perché non conosce un background o in quel momento non ha nessun tipo di background. Capite il punto qual è? Alla posizione numero 2, che io so che molti qui diranno: come hai fatto a non metterla alla numero 1? Non la metto alla numero 1, uno perché, come vi ho detto, è una cosa personale mia, ma poi perché il concetto in sé non è un'invenzione, ovvero il triello di Sergio Leone. Il concetto di Mexican standoff, cioè di stallo alla messicana, non l'ha inventato Sergio Leone, ma Sergio Leone è stato il primo a prenderlo, a metterlo in un film sotto forma di duello a tre, cioè triello appunto, no? Perché duello è comunque è già inglobato nel fatto nel termine che siano in due, se sono in tre non si può più chiamare duello, infatti si chiama stallo alla messicana. Il fatto è che lo stallo alla messicana è un termine generico per indicare più persone che si puntano un'arma a vicenda, che quindi si tengono tutti sotto tiro e quindi ognuno non ha la certezza di uscirne vivo, ok? O meglio, ognuno è morto, quasi morto per forza. Il classico Mexican standoff ce l'abbiamo, l'abbiamo visto bene nel finale delle Iene, no? Il film delle Iene di Tarantino. Però Leone non solo è stato il primo a portarlo al cinema, questa cosa qui, ma l'ha messa proprio anche sotto forma di duello, cioè proprio loro volutamente, cioè prima non sono sotto tiro, proprio volutamente si mettono a duellare in tre, perché è brutto dire duellare in tre, è come dire quadrare in cerchio. E c'è una cosa che quando l'ho visto ho detto, caspita che ideona, no? Poi io chiaramente il film è degli anni 60, io sono nato nel 73, quindi l'ho visto comunque più tardi, quasi un decennio più tardi di quando era uscito, quindi non era una novità in giro, ma per me lo era in quel momento, io ho visto quella cosa, ho detto, caspita, non ho mai visto una cosa del genere, perché comunque western ne avevo già visti, c'erano già i film di John Wayne che giravano e mio nonno e mio papà ne guardavano a iosa. E vedere una cosa del genere fatta a tre mi lasciò comunque così, no, di stucco. Però è talmente figa quella cosa che avrebbe merito anche del primo posto, ma non la metto al primo posto perché, vi ripeto, comunque non è un'idea originale proprio di suo, no? Cioè il concetto non l'ha inventato Leone, per quanto sia stato il primo a metterlo al cinema. Veniamo al numero uno. Del numero uno ne ho già parlato qualche volta in giro, ne ho parlato quando parlai del film Bastardi senza gloria. E quella è la cosa che in assoluto mi fa più sbarellare, perché quando io vidi quel film, non Bastardi senza gloria, adesso vi dico quale,
rimasi traumatizzato, ovvero il film del 1984 di Entity, dove c'è la storia di questa donna che ha due figli, mi pare di ricordare, che viene praticamente stuprata da un'entità invisibile. Ok, di continuo. Quello che mi ha scioccato era che il film diceva di essere tratto da una storia vera, cioè nel film viene utilizzato lo spirito maligno, eccetera, eccetera, che stupra questa donna. Nella realtà, semplicemente, hanno trovato addosso a questa donna segni di pluriviolenza in tanti momenti differenti. Ogni volta che lei andava a denunciare aveva addosso questi segni, ma non sono mai riusciti a prendere lo stupratore. E quindi hanno, diciamo che hanno più volte archiviato il caso come autolesioni, no? Quindi diciamo che c'è sempre stata questa leggenda dietro del fatto che lei venisse stuprata da un'entità che praticamente era invisibile, ok? Il film, ok, utilizza, essendo horror, utilizza appunto lo stratagemma dello spirito maligno, del poltergeist, se vogliamo metterla un po' meno sul diabolico, di questa entità appunto che la stupra in modo certamente lei è completamente invisibile, questa entità, no? Quindi lei è praticamente come se fosse stuprata da un uomo invisibile. E ogni volta che avviene lo stupro, parte un motivo musicale, se vogliamo chiamarlo musicale, molto disturbante, che è questo. Ora, e Tarantino, in Bastardi senza gloria, ha fatto una genialata che io ho adorato, perché, e a me ha fatto proprio quell'effetto, quindi ho potuto immedesimarmi in Shoshanna in quel momento, del fatto che quando lei è a cena con Goebbels, e c'è Goebbels che dice, ah, Landa, parte lo stesso identico motivo. Ah, Landa, da Zinzia! Emanuel, il colonnello Hans Landa della SS. Quel motivo disturbante dello stupro dell'entità invisibile, perché praticamente il collegamento che Tarantino fa è questo. Shoshanna, senza vedere Hans Landa che è dietro di lei, percependone solo la presenza, si sente già violentata da lui. Non sessualmente, proprio sente la sua violenza, il fatto che comunque lui sia un essere violento, no? Cioè una persona comunque violenta e cattiva, la sua cattiveria, lei la sente in modo, cioè senza vederlo, quindi in lui invisibile ancora, no? È un collegamento che è fantastico e io l'ho sentito addosso, perché nel momento in cui parte quel motivo disturbante, il mio cervello si è ricollegato al trauma che io ho avuto di quel film e me lo sono sentito addosso anch'io. E quindi, ripeto, è una cosa che non si può spiegare a chi non ha provato la cosa come l'ho provata io, perché non ha avuto il mio vissuto su questa cosa qui. Ma Tarantino qui ha fatto un colpo di genio, perché è una cosa talmente di nicchia che io sono convinto che se voi andate a cercarla su internet non la trovate. Adesso per curiosità dopo vado a cercare, io sono sicuro che questa cosa non la trovate, perché solo io me ne potevo accorgere per il fatto che intanto non tutti hanno visto quel film. Molti di quelli che hanno visto quel film non si ricordavano di questa musica e io me ne sono ricordato proprio perché l'ho sentita addosso, perché mi ha toccato un trigger nel cervello che mi aveva traumatizzato all'epoca, capite il punto qual è? Non parliamo quindi di un easter egg, di una cosa che comunque si trova anche su internet, è una cosa che ho percepito io perché me la sono sentita addosso proprio di pelle d'oca, di brividi, avete capito? Quindi niente, questi sono i miei 5. Se voi ne avete, fatemeli sapere nei commenti se avete qualcosa che avete colto nei film che vi ha toccato particolarmente. Quindi non parliamo di cose semplicemente fighe, devono avervi toccato in qualche modo, cioè avervi fatto saltare sulla sedia e dire oddio che figata, oddio, cioè, quindi deve essere una cosa personale, non una cosa di bellezza, di qualità, non prescinde proprio dalla qualità. Fatemelo sapere nei commenti, fatemi sapere anche se il video vi è piaciuto, se vi piace che io faccia questi video qui con queste classifiche, diciamo, non solo personali, anche comunque oggettive, tipo, non so, 5 easter egg che non avete notato in Ready Player One, ecco, e poi ci sono 300, quindi sarebbe da fare una serie lunga 20 stagioni. Qui niente, per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto, mettete un like, mettete un dislike, fate quello che volete e ci sentiamo alla prossima. Ciao!